Tobias Jones, dopo aver ottenuto la laurea in storia moderna al Jesus College dell'Università di Oxford, nel 1999 si è trasferito in Italia, a Parma, dove oltre a lavorare come freelance per testate come il Guardian, il Financial Times e Vogue, ha portato a termine la stesura del libro The Dark Air of Italy, pubblicato nel 2002 nella versione originale inglese, in cui narra eventi collegati alla storia d'Italia dal secondo dopoguerra. Nel 2003 è stata pubblicata un'edizione del libro tradotta in italiano chiamata Il cuore oscuro dell'Italia, rielaborazione della versione originale inglese. E nel 2010 ha pubblicato Sangue sull'altare, frutto di una lunga indagine sulla scomparsa di Elisa Claps. Si è occupato di altri casi di cronaca nera in Italia, scrivendo approfonditi saggi su Yara Gambirasio, Emanuele Orlandi e il mostro di Firenze. Carissimi radioascoltatori di Radio Bassa Parmense, per l'angolo della cultura il vostro Giulio dal centro civico di Sorbolo per il giallo italiano, incontri con gli autori, intervista il settimo autore della rassegna, Tobias Jones, che ci racconterà del suo ultimo lavoro, Sangue sull'altare. Allora io, come si sente, sono inglese e questo è uno dei pochissimi casi di cronaca nera che unisce il mio paese con l'Italia, perché questa è la storia vera di una ragazza che scompare in centro città, Potenza, in Basilicata, e l'omicida poi va a vivere nel Dorset, nella mia zona, vicino a Cornovaglia, nel sud-ovest dell'Inghilterra. E quindi è un'investigazione su il ruolo della Chiesa, della società lucana nel sud dell'Italia, ma anche un'indagine su come possiamo ogni tanto non vedere la cosa più ovvia, perché c'erano tutti gli sospetti su questa persona e lui è andato all'estero per uccidere ancora. Quindi questo è il libro.